Ciao a tutte ragazze. Allora, un nuovo video sulla micropittura. Oggi vi mostro come creare le calle. Queste sono proprio semplicissime. Allora, come sempre, mettiamo un po' d'acqua in un bicchiere, prendiamo un tovagliolo di carta e prepariamo qualcosa su cui poi andare a sfumare i colori. Colore bianco prendo. Pennello è sempre questo. Prendo il blu. Prendo un cartoncino nero. Sulla parte esterna del pennello, dove c'è la punta, bagno con il colore bianco e dall'altro lato con il blu. Faccio questo lavoro per far sfumare tra di loro i colori. Allora, per fare la calla faccio in questo modo. Metto un segno qui dove voglio partire ed uno qui dove devo arrivare. Faccio questo movimento. Così. Bagno di nuovo il pennello nel colore. E ripeto lo stesso movimento. Questo modo. Poi segno qui, uno qui e un altro qui. Su questo e poi riparto da sopra e faccio questo. Sarebbe lo stesso movimento che ho fatto per salire. Segno qui, uno qui, uno qui. Così. E poi da qui riscendo. Poi il terzo passaggio per completare la casa è questo. Praticamente parto da qui e scendo in questo modo e risalgo così. Fino a poco più della metà del fiore. In questo modo, questo ve lo faccio rivedere. Parto qui, scendo e risalgo. Allora, rifacciamolo di nuovo.
Sul cartoncino questo che ho io è ruvido, voi prendetelo liscio così non avrete problemi, perché su questo ruvido il colore non scivola molto. Ok, allora. Tutti i segni. Metto qui. Mi fermo qui. Riparto da qui, scendo, mi chiudo qui, parto da qui, scendo e risalgo fino a poco più della metà, in questo modo. Ok? Adesso passiamo alla tip. Io, come vi ho detto l'altra volta, ho passato gel nero sigillato con un sigillante matte. Se non ce l'avete, fate una passata a smalto di costrutture o monofasico e andate ad opacizzare. Da qui, così, questo modo, ripasso, adesso sto anche un po' scomoda. Parto da questo punto, scendo e risalgo. Così. Scendo e risalgo. Così. Facciamo un'altra. Così. Poi prendete un pennello con la punta sottile, come questo. Con il bianco andate a fare così. E poi ripassate leggermente i contorni.
Se volete, ci fate qualche fogliolina sotto, adesso la faccio solo nel bianco. Questo modo. Così è andata a sigillare. Poi una volta sigillato, questo è il risultato finale. Spero che anche questo video vi possa essere utile. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto oppure no. E non dimenticatevi di attivare la campanella per avere le notifiche ogni volta che pubblico un video. Lasciatemi un like se vi è piaciuto e vi ringrazio. Un bacione e alla prossima. Ciao a tutte!